quinto minuto, la gara si sblocca, Frisen dà un'occhiata in area di rigore, fa partire il cross, la difesa della Virtus pasticcia ed Emma Russo non perdona. Quarto gol nelle ultime quattro partite per il numero 10, che nell'ultimo weekend aveva trovato la rete del 2-2 al 96esimo contro la Torres. Oggi segna in casa e chiama il sostegno del proprio pubblico. Al 12esimo parte sempre tutto da Frisenna, stavolta il cross col mancino, sul secondo palo spuca Zunno, terza rete consecutiva in casa per il numero 11 che porta il risultato sul 2-0. Chiedono un fallo su Biondi gli ospiti, secondo l'arbitro è tutto regolare, va a terra il numero 7, Zunno si ritrova lì la sfera ma all'88esimo minuto Molnar sbaglia il retropassaggio, Branduani ci mette una pezza, Frisenna raccoglie e da 40 metri mette il pallone in porta, 3-2, Messina di nuovo avanti, gol da Cineteca del numero 8 che dopo aver fornito due assist nel primo tempo si mette in proprio e segna il 3-2 con questa perla dalla distanza, cerca il salvataggio forse anche con la mano Monteagudo, non può far nulla, 3-2 a due minuti dalla fine, esplode il Franco Scoglio.